Ciao a tutti, Daddy Dorange, e benvenuti a un nuovo video di Transformers Reeves. In questo episodio, come vi avevo promesso nel precedente, vi avevo promesso che avevamo fatto la recensione proprio di un modello nuovo, proprio a differenza che di solito i modelli di cui ho fatto in occasione tanti unboxing. Comunque, se signori, oggi facciamo la review di questo fantastico Transformer tratto dalla Studio 6 e dal film di Bumblebee. Signori, oggi facciamo la review di Transformers Bumblebee B127. Che tra l'altro vi verrà anche una piccolissima curiosità, che con questo mio modellino si torna praticamente al collezionare Transformers come lo facevo un po' in passato, qua proprio a collezionare proprio i modellini in sé, in pratica tutto qua, e stavolta per davvero, visto che non è intenzione veramente molti altri, in pratica dello studio service tutto qua. E detto questo, cominciamo subitissimo con la recensione e vediamo un attimino anche per bene un attimino la scatolina, il modellino ci torniamo tra un attimino. Comunque sia, ecco qua la scatolina un po' per il nostro Bumblebee o per il B127, per quando è un po' su Cybertron, se avete visto il film. Tra l'altro Bumblebee film è bellissimo, quindi il miglior film assoluto che della serie che dei Transformers, vabbè, senza un po' di dubbio è piaciuto a tutti quanti. Comunque sia, la scatola è veramente molto bella, manca la parte un po' in plastica che conteneva Bumblebee, ma che ho rimosso perché non mi piaceva tutto qui, che mi dà un po' fastidio. Comunque sia, vediamo le vai scritte Transformers qui della Generation e della produzione anche dell'Attacca Atomi, vabbè, per cui abbiamo anche la scritta da Transformers Bumblebee, per cui lo troviamo in questo lato qui laterale dove c'è scritto Studio Service 70 in pratica, boim, che non so perché cosa faccia riferimento, se sia il 70° modello o altro, comunque sia vabbè, comunque molto chiaro. Poi qui c'è anche scritto una cosa che ho notato fin dall'inizio, me ne accorgo solamente adesso, la scritta Deluxe Class, che non è focato proprio per nulla in pratica, vabbè. E poi nella parte qua dietro la scatola qui vediamo molte informazioni molto importanti per il nostro modellino qui di B127 o Bumblebee. Comunque se lo vediamo in modalità robotica in pratica, com'è qui lo vediamo anche un po' in pratica nella sua modalità trasformata, che è un po' differente, un po' la differenza un po' dei modelli che del modellino si è notato un po' le differenze un po' in pratica tutto qui, anche a livello un po' di luci, boh, per esempio mancano ancora sempre dei dettagli in nero. E poi abbiamo anche un'informazione anche interessante, che praticamente lo sfondo qua dentro in pratica che troviamo qui nella scatolina è anche rimovibile e si può utilizzare come sfondo per posare il nostro modellino in pratica o per altri modelli della serie di Transformers, che devo dire che niente male. Ma adesso ragazzi, stiamo subitissimo l'attenzione sul nostro modellino di B127 nella sua forma veicolare. Ed ecco qua B127 nella sua forma veicolare, che vi ho fatto vedere un attimino all'inizio in pratica, che è veramente molto bellissima in pratica. Si vede solamente per qualche secondino, no, che nei film di Bumblebee, ma a me, sapete una cosa, mi è piaciuto veramente un casino questa forma qui. Sì, non so perché è una forma veicolare di B127, proprio nei film come l'hanno presentata, è davvero molto bellissima in pratica. Di questa mini auto qui sportivetta un po' cybertoniana in pratica, davvero che niente male, fatta veramente molto bene. Sì, però che non è perfetta se paragonata a quella dei film, perché ovviamente mancano un casino di dettagli in pratica, vabbè, mancherebbe come dettaglio un po' principale se vuole fatta un po' per bene, quindi i cannoni che gli sbucano fuori, per esempio qui mancherebbe anche delle linee nere perché dovrebbe avere qua, poi mancherebbe alcuni dettagli, poi anche qua dietro qui la parte sì è fatta bene, ma poi mancherebbe le luci dinamiche e per esempio anche una strisciolina nera che dovrebbe avere qua in pratica, che conferiva un aspetto un po' più aggressivo in pratica nei film. Ma comunque sia, a parte questo, comunque sia abbastanza carino, anche se comunque vabbè, io mi lamento questa piccolissima cosa, anche se volendo questo difetto qui è facilmente rimediabile in pratica per chi è più esperto in pratica, e che vabbè, dare una piccolissima ripittura potrebbe anche sistemarlo. Io non sono esperto in queste cose, quindi per questo motivo qui non vado a fare un po' queste ripitture. Comunque sì ragazzi, è davvero molto carina, veramente molto aggressiva, mi piace veramente un casino in pratica questa forma Cybertron, e devo dire che come forma Cybertron, ma per il nostro Bumblebee è davvero molto bella. Infatti vi do una verità, che questa forma qui veicolare qui è davvero molto bella, e tra l'altro che non vedevo una forma così carina soprattutto per il nostro Bumblebee della serie di Transformers Animated in pratica. Sì, ve lo giuro in pratica, perché questa forma qui a me piace veramente un casino. So che poi c'è stata anche un'altra forma Cybertroniana in pratica, o meglio di quando era su Cybertron che nel video del gioco Transformers War for Cybertron e Fall of Cybertron. Sì, ma dico una cosa, quella forma lì non è che mi è molto piaciuta, voglio dire, è troppo un po' grossa, voglio dire. Questa davvero mi piace veramente un casino in pratica, davvero, con queste linee qui proprio, anche come sono anche fatte anche queste guattine qui, che sono davvero niente male. Vabbè, anche lì sotto è davvero molto ben fatto, anche qui contiene molto bene tutti i pezzi in pratica, e come auto è anche molto piccolina ma molto carina in pratica. E tra l'altro un paio di curiosità in pratica prima di passare un po' a vederlo trasformato, e che vedo anche che non è il mio primo veicolo che è in modalità Cybertroniana in pratica, come io dire Transformers quando non si vede. In realtà c'ho anche Sound in pratica, quello qua in pratica,
sempre di War for Cybertron, lui che rende molto bello in pratica in questa sua modalità, questo veicolo che sembra una specie di gippone, in pratica veramente niente male, in pratica, che è molto figo. E che tra l'altro sound e video, dico già una cosa, ho già deciso che per il prossimo episodio, stavolta non riesco a fare una votazione purtroppo, poi, ma comunque se lo accensio già subitissimo che nel prossimo episodio, quindi è tutto qua, e lo vedete nelle comparazioni, tutto qua, in modalità robotica, tutto qua in pratica, perché vabbè, ho deciso comunque sia così. Comunque sia, notare che comunque si è messo comparazione con Soundwave, l'auto di B127 in pratica, o vabbè di Bumblebee in pratica, ne risulta un pochettino un po' più strettina in pratica, vedete è leggermente anche un po' più bassina, tutto qua. Comunque sia, è interessante, e ve lo metto anche in comparazione con altri due miei veicoli della mia collezione. Vabbè, questo qui che sono nato dovrebbe essere Stinger, non mi ricordo come si chiamava in pratica, vabbè, è uno dei Fracas. Comunque anche qui risulta veramente molto più piccolo, non si è comparato anche con questo genere qui di auto, e risulta anche piccolino, anche se paragonato anche alla vecchia forma di Camaro in pratica. Infatti ho notato che per questo modellino qua, ma anche per gli altri modelli successivi che hanno fatto di B127 Bumblebee, è veramente molto più bassino che del previsto, ma la cosa ci può stare anche molto bene, perché nel film B127 o Bumblebee si vede proprio che è molto piccolino in pratica, è proprio in generale, è tutto qua, e dopo riusciremo a vedere la spiegazione in pratica. Comunque sia, non sono alcune piccolissime comparazioni, ma mi preferisco vedere un po' in pratica. Tra l'altro di questo modello qui prossimamente porterò la sua accensione, che non temete in pratica, solo alcuni voi l'hanno richiesta, e non temete, ve la porterò di sicurissimo. Vabbè ragazzi, dopo questo punto qua, adesso c'è un piccolissimo taglio temporale, e lo vediamo subito come è trasformato nella sua modalità robotica. Sì, ovviamente non faccio la trasformazione qua in diretta, perché per vari motivi miei personali, tocco, perché ho un po' di rompere le parti, quindi non mi piace farla in diretta, tutto qua in pratica, c'ho un po' questo mio timore qui del cavo. Vabbè ragazzi, detto questo, procediamo subitissimo a vederlo nella sua forma robotica, che è veramente una figata. Ed ecco qua B127 trasformato nella sua modalità robotica. E sì, scusatemi ancora per questo genere di accensione qui, purtroppo io non ve la faccio vedere indietro la trasformazione, ma ho un po' di problemi personali, tutto qua, scusatemi qua. Non so, c'ho una paura di rompere un po' i pezzi facendo un po' in diretta, tutto qua in pratica. Già una volta mi è successo durante un'accensione con i Goomba, non è che non è stato un'ora di gare, però voglio dire, purtroppo che okay, ho sto paura qui, per questo non faccio la trasformazione in diretta. Tutto qua comunque sia, ragazzi, facendo l'analisi in pratica, devo dire che una cosa è veramente bellissimo questa modalità qui robotica cybertroniana B127, è veramente molto bella, voglio dire, abbastanza anche fedele in film. Infatti prendo anche per esempio come immagine di riferimento anche questa qui che c'è in questo lato qui della scatola in pratica, e possiamo notare un po' di differenza un po' in pratica, che vabbè che nel modellino in pratica vabbè come queste parti qui un pochettino un po' più grosso, un pochettino apparentemente, invece nei film le parti sono un po' più strette, ma vabbè, è un dettaglio di poco conto. Sì, sono un po' che ci vado un po' a notare un po' in pratica queste cosette qua in pratica, però ho notato che nella trasformazione c'è un dettaglio che un pochettino mi è un po' stupito, quindi non è che mi ha fatto arrabbiare tutto qua, o meglio che praticamente che la parte del gambe stava qui davanti e diciamo che le parti delle braccia si trovano un po' in fondo al modello, o meglio queste qui fanno la parte che del muso che del modello e queste qui fanno la parte di dietro, quindi, mentre invece ho notato facendo anche un po' delle ricerche che nel film è un po' diverso, è l'incontraio, perché in pratica vedete qui ci sono delle parti in pratica che dovrebbero essere un po' come dei fanali in pratica dell'auto cybertroniana che poi in realtà vanno qui sul petto, voglio dire, che poi dopo questa parte qui è solamente una parte che c'è nella trasformazione, tutto qua, o meglio voglio dire che non arriva, che arriva così in questo metodo qui, voglio dire, ed invece queste parti qui dovrebbero proprio spostarsi e andare direttamente in questo metodo qui, quindi ho notato proprio questo errore qui che ha fatto un pochino un po' vabbè l'attacca atomica che ha prodotto questo modellino qui, o la Hasbro in pratica, o meglio che proprio che dei dettagli dei fanali davanti che dovrebbe andare di qua e quindi la trasformazione dovrebbe essere in questo metodo qua, che non invece che nell'altro metodo qui. Sì, scusatemi, è un dettaglio di poco conto, un pochino mia fissa mia, perché voi dire poi si vede solamente una sola volta che nei film che fanno questo genere di trasformazione, però io ci tengo un casino a fare comunque sia notare questo piccolissimo dettaglio. Comunque sia, per il resto lo scatto generale viene fatto molto bene per il nostro Bumblebee. Tornando all'analisi, vedete a queste due tipi di grigio in pratica, come simpatico, come questo qui un po' più argentato e questo qui
un pochettino un po' più scuretto in pratica, deve fatto bene, creano molto bene questo ottimo contrasto in pratica per il nostro B127. Devo dire anche le parti sono anche bene, abbastanza ben scolpite in pratica, tutto sommato si accava anche abbastanza bene, e poi c'è anche questa parte qui bella incombante che va qui un po' sulla schiena, anche se forse a mio parere potevano anche sistemarla un pochettino in un altro metodo, voglio dire, potevano, che ne so, magari andare un po' più migliore, voglio dire, per così la schiena un pochino da un pochino di incombo tutto qua in pratica, e forse poteva essere fatta un pochino meglio, ma sono io che vado, che cerco un po' il pelo che nell'uovo in pratica, perché sono un collezionista e fanatico di questi modellini qui, voglio dire, li preferi fatti ancora un po' più di meglio tutto qua. E mi rendo conto che sto pretendendo eccessivamente troppo, voglio dire, perché se dovessimo proprio un modellino da monetarsi per tornare di Bumblebee, allora si dovremmo andare proprio su un modellino, per esempio, che ne so, da 100 euro, voglio dire, in pratica, o anche di più, solamente per una trasformazione proprio decente tutto qua. E scusatemi, sono un po' io che devo fare queste cose qui in pratica, analizzare per bene questi peli nell'uovo in pratica, i modelli di trasformazione. Comunque poi sono andate effettivamente molto bene in pratica, davvero che niente male in pratica. E soprattutto qua una cosa interessante è anche notare qui per il dettaglio della testa in pratica, che non hanno usato la classica testa di Bumblebee, ma bensì questa testa qui con questo elmo qui speciale che utilizza in alcuni momenti in pratica, questo elmo da battaglia in pratica, che utilizza più che altro sulla Terra, che non usa nemmeno su Cybertron in pratica, che comunque è molto particolare e veramente molto figo. Mi piace veramente anche questo qui, come veramente molto ben realizzato, c'è anche un simbolo degli Autobot qui fatto in bella vista, vedete, e anche qui i dettagli sono veramente incredibili in pratica, questo che sembra un po' di plastica trasparente in pratica, so che è una pittura, però voglio dire che anche qui è incredibile, devo dire che è, mi è stupito, voglio dire, è fatto veramente molto bene. Certo, avrei preferito vedere la classica testa di Bumblebee, però va bene anche questa, vuol dire che niente male, anche se so che volendo poi è possibile anche cambiare la testa in pratica, perché questa parte qui è del tutto staccabile, quindi se avevo magari qualche altro modellino come per esempio la sua forma Jeep o la sua forma da maggiolino, sarà facilmente anche possibile fare il cambio di testa. Lo vedremo prossimamente in futuro se riuscite ad averli tutto qua, e null'altro di più. Poi resto, questo che è una mini analisi un pochino di B127 in forma robotica, che devo dire che è molto figa, voglio dire, come mini forma proprio robotica, voglio dire, anche ben studiata. Vabbè ragazzi, dopo questo punto qui adesso passiamo ad analizzare partendo dalle articolazioni. La prima articolazione è quella della testa, che come vi ho già fatto vedere abbiamo montata da questo giuntino qua in pratica, che consentirebbe di essere tirato così in avanti in pratica, ed è ben così in altissimo, anche se questa parte qui serve più che altro per la trasformazione in pratica, e poi il resto ruota quasi in questo metodo qua. Poi abbiamo invece la parte di articolazione qui del braccio, che è montata, vabbè, da questo giuntino qua in pratica, che è così in questo metodo qui, che comunque si consente di fare buonamente, lo vedete, può andare bene in questo metodo qui, diciamo fa quasi rotazione quasi totale, ma purtroppo la struttura, vabbè, del fattore è vuota, comunque se voglio vedere prima si alza bene in questo metodo qua, e anche di momento questa parte qui ruota così in questo metodo qua, e può fare anche un piegamento singolo in questo metodo qui, mentre invece purtroppo la parte della mano è fissa. Poi per questo purtroppo il busto purtroppo è fisso, voglio dire, e l'unica parte che ruota è solamente questa parte qua nel mezzo, ok, che ci può anche stare tranquillamente. E qui le parti delle gambe, wow ragazzi, con le cose sono veramente incredibilmente ben articolate, anche più del previsto, perché vedete, usano questo sistema qui, ma che veramente consente di fare tantissimo movimento, lo vedete, possono fare la spaccata totale in questo metodo qua, poi possono ruotare in questo metodo qui. Il piegamento, ragazzi, è quasi doppio, wow, e io non me lo sarei aspettato per un modellino di Transformer di ultima generazione in pratica, wow, davvero in pratica è incredibile, su come lo hanno bene studiato proprio. E poi c'è anche che un po' di movimento qua in questo metodo qua al piede, vedete, incredibilmente, vedete, si alza così in questo metodo qua, veramente molto buono, e poi può anche essere leggermente piegato in questo metodo, wow, davvero in pratica ottime articolazioni, davvero ben studiate. Devo dire che davvero la Hasbro mi ha stupito per questi nuovi modelli, pensavo fossero scesi un po' di inferiorità di qualitativa, e invece no, devo dire ragazzi che su questo punto qui sono davvero molto stupito. E tra l'altro posso anche, vi faccio anche da un attimino l'unico arma ed accessorio che è il nostro B127 in pratica, perché vabbè, come altro accessorio ci sarebbe un po' in pratica, vabbè, lo sfondo in pratica che c'è anche nella scatola in pratica, che anzi ve lo tiro già fin da subitissimo o qua subitissimo poi e tutto qua in pratica, perché avete dovuto tirarlo prima in pratica tutto qua. Comunque se lo faccio già vedere, eccovelo qua lo sfondo in pratica, che diciamo che è un piccolissimo accessorio in pratica, davvero niente male, vabbè, che avevo già illustrato prima cos'era e che è molto carino questa cosa qui. E poi diciamo come unica arma che hanno messo
c'è questo mini cannone qua, in pratica, questo mini cannone qua che utilizza in generale durante il film Bumblebee, in pratica, che è veramente male che si mette solamente così attaccato, così alla mano, così in questo metodo. Unico perché è che non hanno messo il nostro B127 anche un po' la sua spadina, in pratica, che utilizzava in alcuni casi durante il film, in pratica, o una specie di pugnale, in pratica. Comunque sì, ragazzi, anche con questo mini sfondo qui è veramente bellissimo, in pratica, e vi faccio già vedere, scusate, mi si sta già cadendo. Comunque sia, è anche divertente mettere il nostro B127, qualunque altro nostro Transformer, in pratica, in posing, in pratica, e crearci anche magari anche dei bei effetti scenografici, cioè, e creare qualche bella scena, in pratica. Infatti magari forse con qualche modello di Optimus magari ci fa qualche posetta carina, tutto qua, in pratica. Passando alla posabilità o al posing del nostro modellino di B127, devo dire, ragazzi, che come posing è molto semplice, però ma molto buono, in pratica, perché vedete, gli hanno veramente molto ben sistemato, poi bene, poi in pratica le articolazioni, un po' i vari pezzi, diciamo, e metterlo praticamente in posa, anche se purtroppo non solo armamentario, e comunque sia abbastanza buono in pratica, perché va bene, in pratica, che purtroppo gli hanno messo solamente così, però comunque devo dire comunque sia è molto buono, ci sta veramente molto bene, e veramente mi piace veramente un casino, in pratica, tutto qua. Anche così col poco, in pratica, che si possono andare a fare belle pose, in pratica, davvero che niente male, in pratica. Poi diciamo che anche il suo design devo dire che è molto carino, ci sta veramente molto bene. Caspita, ragazzi, devo dire che è veramente proprio ben studiato, davvero un casino, in pratica. Forse un'unica cosetta che mi sento un pochettino un po' di mettere fai lati negativi un pochino per il posing e forse per le articolazioni un po' che ha proprio per le braccia, quindi proprio per questa parte qui che delle porte e anche un po' per la parte qui del braccio o della mano, in pratica, che purtroppo sono fisse dalla dannazione e purtroppo impediscono un pochettino il posing, un po' come vorrei farlo un pochino per bene, perché per esempio magari mentre è un po' più ruotato rende un po' più difficile, per esempio, alcune pose più estreme, vuoi dire, non è possibile tutto qua. Però comunque sia, anche così, semplicemente così con poco, devo dire che comunque sia per me è comunque molto soddisfacente, in pratica, e davvero mi piace veramente un casino, e veramente sono veramente molto soddisfatto, in pratica. Si tratta della tratta, vi dico anche un'ultimissima cosa, non ve lo metto che nel posing aereo perché non ho voglia di tirare fuori l'action base, c'è anche un po' il punto per mettere un po' in posa, perché poi tra l'altro ho notato anche questo modellino qui di B127 non ha proprio una parte proprio fatta per essere messa su qualche base tempatica, ma io ho questa strana parte qua giù, ma non so per bene se si vada a collegare qualcosa, però comunque sia, ragazzi, anche per il posing in generale che può fare il nostro B127 e comunque sia veramente molto buono. Vabbè, ragazzi, dopo questo punto qua adesso misuriamo l'altezza complessiva del nostro modello, facciamo alcune comparazioni varie, poi vediamo se sono positivi e negativi, vediamo il voto finale. Dunque, questo modellino di B127 è alto un po', vediamo un po' attorno ai ben, è un po' difficile farvelo vedere, comunque deve essere attorno ai quasi ben 10,5 cm, quasi forse per l'11, diciamo, sì, no, proprio su 10,5 cm come altezza, che devo dire che come altezza è molto particolare, perché il nostro Bumblebee, diciamo, o B127 è proprio veramente molto piccolo, a differenza proprio di altri modellini che c'è, cioè Transformer, ed è una cosa molto particolare, perché un Transformer è un po' così, si muove proprio in generale, modo che rappresenta un po' bene anche la bella altezza che dovrebbe avere Bumblebee un po' in generale, diciamo, che è molto particolare, in pratica. Comunque sì, devo dire, comunque sì, mi piace veramente moltissimo, perché rappresenta anche molto bene un po' come dovrebbe essere anche un po' Bumblebee, per esempio anche nella G1, per esempio, ricordo anche che B127, no, Bumblebee, scusatemi, era davvero molto piccolo confrontato agli Autobot, infatti viene anche spesso anche preso in giro un po', in pratica, perché è un po' microscopico, in pratica, mentre invece nei film di Bay è molto più gigante, in pratica. Infatti mi ricordo che l'unico Autobot che è un pochettino davvero piccolino proprio in genere modo fa quelli giganti è proprio Jets, in pratica, del primo film. E per B127 questo è il primo paragone con questo modellino qua, che attenzione, qui è molto particolare, un po' da spiegarvi, perché di base secondo quando l'ho comprato e secondo il suo manuale noi deve chiamarsi Smokescreen, ma in realtà questo modellino qui è praticamente un ripainter totale un po' di Jets, che è il primo film che deve Transformers, solamente fatto in questi colori qui, è stranamente chiamato Smokescreen, ma io mi rifiuto proprio in generale modo per la mia collezione di chiamarlo proprio un Smokescreen, per me questo qui è Jets solamente con un altro tipo di colore.
simpatica, anche se vabbè, quando fa la sua accensione molto probabilmente dovrò chiamarlo obbligatoriamente vabbè, Smokescreen, ma soltanto perché questo qui è il nome originale e perché vabbè, nelle mie accensioni dovrebbe bene essere ben dettagliato tutto qua. Secondo paragone con Drift, che di cui abbiamo già fatto l'accensione che nel secondo episodio, in pratica delle Transformers Reviews, che ci sta veramente molto bene a comparazione con lui. E tra l'altro io vi dico una cosa, mi è dispiaciuto un pochino che non ci sia stato lui, ma che non abbiano fatto fare una comparsa nel film di Bumblebee della Nazione. Speriamo nei prossimi successivi film che voglio dire che ritorni o in tutto qua in pratica e abbia anche questo design qui e non quel design lì che aveva nei film di Bay, che non è che invece sta causando impazzie. Paragone anche con l'Autobot Jolt, che è del secondo film dei Transformers in pratica, anche questa è una fantastica edizione in pratica, davvero molto carina in pratica, che tra l'altro faceva solamente una sola comparsa tutto qui nel film, tutto con queste sue scariche e le tecniche in pratica che possiede in pratica, di cui anche lui potrei farci anche lui la recensione in pratica. Dipende ragazzi questo qui da voi in pratica, se volete la sua recensione fatemi sapere anche nei commenti o di anche dei modellini un po' che sto facendo un po' vedere un po' le comparazioni varie. Paragone anche con Ratchet in questa edizione un po' bianchina qui che mi avevano anche regalato un po' ai tempi, come se ci stava molto bene anche a comparazione con lui in pratica, e che tra l'altro che nei film di Bumblebee compare anche lui con i colori della Juno in pratica, che, e anche con la forma proprio in generale, modo che della Juno in pratica tua. Ed è interessante che io ho praticamente un'edizione un po' di Ratchet che è proprio i colori della Juno in pratica, e, diciamo quasi come se avessi previsto un po' che più in avanti di Ratchet abbia rifatto completamente con il design bianco e rosso che dovrebbe originalmente. Paragone anche con questa edizione di Optimus Prime Deluxe in pratica, di Optimus Prime The Best Hunt for the Decepticon, mi sembrava in pratica, vabbè, è un'edizione un po' molto particolare in pratica, perché per me è stata un po' bruttina, però diciamo che nasconde davvero delle cose molto interessanti in pratica, e di cui anche so poter portarvi la sua accensione, da notare ovviamente come è gigantesco in pratica, si è confrontato al nostro primo 27. Paragone anche con il mio fichissimo Optimus Prime della Flame Toys IDV in pratica, che è veramente una figata in pratica, questa è la versione qui di Optimus Prime, veramente bellissima in pratica, veramente io la adoro veramente un casino in pratica, anche se ha un paio di difetti che ho riscontrato, è uno un pochino più recente tutto qua, comunque si vede un po' bene quando faremo la sua recensione in pratica. Comunque si è paragonato al nostro B27, è veramente molto bellissimo. E da notare anche una cosa interessante, che questo Optimus Prime qui c'è un design che ricorda veramente un casino quello che del film di Bumblebee in pratica, anche se diciamo il film di Bumblebee è uscito dopo il momento della IDV, che fossero ispirati proprio alla IDV per il design di Optimus Prime e quindi Bumblebee, sarebbe una figata in pratica, perché veramente ci sta veramente molto bene. Ah, e tra l'altro prima di continuare dico anche una cosa molto interessante, è che ho fatto anche delle ricerche in pratica, e da notare proprio che Bumblebee proprio ha la stazza giusta proprio per stare a Optimus in pratica, perché nei film proprio ho notato proprio che è molto piccolo e è proprio alla stazza proprio che è quasi alto, proprio quasi alla cintura di Optimus Prime, e anche con questo modellino qua in pratica hanno mantenuto queste proporzioni qui. Infatti anche quegli altri modelli in cui ho messo la comparazione di Transformers aggiunge proprio questa altezza qua, ed è un altro punto a favore in pratica, perché vuol dire che hanno aspettato anche per bene un po' in pratica le dimensioni che dovrebbe avere giustamente nel film. E paragone anche con questa fantastica edizione di Bumblebee, tratto che dal secondo film che dei Transformers, di cui non mi ricordo poi bene il nome, scusatemi, è un casino, che tra l'altro vi dico una cosa, questa qui fino ad adesso è stata un po' la mia edizione preferita che avevo in assoluto di Bumblebee, perché veramente ha tantissime sorprese, e di questo qui lo prometto, ci farò la recensione di sicurissimo in pratica, perché lui veramente nasconde un casino di sorprese, è veramente molto bellissimo in pratica, insomma è la mia migliore edizione. Anche questa qui devo dire che non scherzo proprio, e secondo me forse per certi versi è anche leggermente forse migliore, forse alla stessa altezza, in ogni caso almeno potremmo vedere per bene in un altro video, però prima di continuare faccio vedere una piccolissima chicca a questo fantastico modellino di Bumblebee in pratica, ecco qua sulla testa in pratica che c'è questo fantastico qui e il mettino in pratica, davvero che niente male in pratica, che tra l'altro anche nel film di Bumblebee si vede ma è fatto meglio in pratica, è un peccato che in questo modellino qua purtroppo che non siano riusciti bene a metterglielo questa cosetta qua, voglio dire questo modellino qua, ma vabbè forse è un po' troppo complicato anche da mettergli tutto qua. Ed infine per concludere in bellezza, paragone come sempre immancabile con il mio fantastico Base Gundam, che vabbè è la mia unità di comparazione e che non mai manca mai a tutte le comparazioni un po' per i miei modellini. Quindi parlando dei lati positivi e negativi su questo modellino qua B127 della Studio Series in edizione Deluxe Class, ragazzi che dire, questo modellino qui veramente mi ha veramente molto stupito, perché ragazzi segna, come ho già detto prima, il mio ritorno un po' al collezionare un po' con le modelline dei Transformers, che io purtroppo diciamo, avevo perso un po' la voglia un po' di collezionare un po' che dal 2012 in pratica tutto qua, da quando ho cominciato a scoprire la passione per i Gunpla, e diciamo solamente in questi ultimi tempi diciamo, è riuscita davvero a
Eitan, mi proprio questo è incredibile qui, voglia di collezionarli. E ragazzi, come ritorno devo dire una cosa che veramente mi ha molto stupito, perché mi ha fatto capire che i modellini di Transformers sono veramente molto bene evoluti in pratica. E davvero per certi versi sono anche migliorati per tantissimi punti, devo dire in pratica. Certo, non so se bene se dire che se sono migliori rispetto a prima, un po' peggiori, però per adesso con questo modello qui sembra un po' di dire che sono abbastanza migliorati in pratica. E ovviamente questo modellino qua ovviamente è un'ottimissima prova in pratica, sostanzialmente a realizzarlo ovviamente molto bene, abbastanza fedele a come è un po' in pratica che nel film di Bumblebee, davvero in pratica, che c'è questo aspetto qui molto più, diciamo, un po' giocattoloso in pratica, un po' più simile alla G1, che praticamente è bene praticamente nel film di eBay, purtroppo, ma anche Optimus stavano proprio perdendo questo aspetto qui sempre più robotico, giocattoloso, intanto più qualcosa di purtroppo alieno, per dire che non somigliava per nulla in pratica. Però invece qua devo dire comunque, senso, devo dire che sono ritornati all'origine in pratica, e questa forma qui cybertoniana che io ho visto nei film solo pochi secondi, io ovviamente l'ho adorata e l'ho trovata veramente bellissima in pratica, davvero in pratica. Per cominciare, per bene tutto lo scapo, come sto realizzato, davvero molto figo in pratica, con tantissimi dettagli in pratica. Come per esempio, alcune cose mi sono fermato, per esempio, qui sui piedi in pratica, che veramente sono veramente incredibili in pratica, davvero fatto veramente molto bene in pratica, davvero anche qui, queste parti qui, anche se forse potevano essere fatte un pochino meglio in pratica, perché vabbè, non lo rendono perfettamente fedele al Bumblebee che è nel film, ma vabbè, è un dettaglio di poco conto in pratica, io so che faccio un po' l'esagerato per certi versi. E poi anche qui lo scarto qua della faccia in pratica, con questo elmo qui da battaglia che utilizza nel film, è veramente una figata, veramente incredibile in pratica, che veramente a me piace veramente un casino. E anche poi anche questo sistema anche un po' di mettere le armi in pratica semplicemente qua sulla mano, così in questo metodo qua, devo dire che secondo me è un punto veramente a favore. Poi beh, un altro punto a favore sono anche un po' le articolazioni, devo dire che sono fatte veramente abbastanza bene, voglio dire, certo, l'unico punto in cui forse non sono perfette, voglio dire, un pochino qua sulla mano, voglio dire che forse potevano essere un pochino un po' fatte un po' meglio sistemate, e diciamo che come unici lati negativi più principalmente molto maggiori che mi hanno un po' dato fastidio sono solamente queste parti qui in pratica, vedete queste qui, non lo so, questa parte qui trasformazione mi ha dato un pochino di fastidio, voglio dire, in pratica che vedete, ho messo proprio qua dietro, mentre poi dicevo se poteva anche essere un pochino meglio studiato, per esempio se c'era un meglio sistema di metterle vuote, voglio dire, un po' in generale. Poi abbiamo un altro lato negativo che purtroppo mi ha dato un po' di fastidio, che purtroppo che non è fedele al film la trasformazione in pratica, perché nel film, come ho già spiegato prima, lo spiego l'ultima volta, in pratica lui dice per trasformare da questa parte, mentre invece nel modellino in pratica hanno mantenuto tutta la parte da davanti, in pratica da forma robotica, da forma veicolare, scusatemi, e quindi purtroppo che l'hanno davvero differenziato in pratica, tutto qua in pratica, e purtroppo a me tale cosa non è che mi è molto piaciuta. E poi vabbè, un altro lato negativo maggiore in pratica, vado a dire in pratica, che forse sono creati un pochettino a livello di qualitativo anche nei dettagli della modalità veicolare in pratica, perché da notizia queste pratiche ora hanno colorato almeno di rosso, vedi, è forse un piccolissimo peccato, ma forse sono io che cerco un pochino il pelo dell'uovo in pratica. Vabbè, sono piccolissime critichine, un po' del cavo, un po' delle sottigliezze in pratica, tutto qua in pratica, perché io sono un collezionista e partendo veramente moltissimo, ovviamente mi aspetto che la Hasbro faccia veramente grandi cose, anche se purtroppo, vabbè, questi sono anche un po' destinati anche a dei bambini, voglio dire, purtroppo, e a volte non sono perfettamente perfetti, ma una cosa ci può stare. E infine, fra gli ultimi due lati negativi, voglio segnare soltanto le ultimissime cose in pratica, più che altro considerate le mie preferenze in pratica, non erano quelle che sicuramente avrei voluto finale, sono la testa, voglio dire che se ci sta bene questa qui, però vi anche intercambiarvi, voglio dire, perché voglio dire è possibile anche staccarla, voglio dire, proprio vedere la classica testa di Bumblebee, questa qui forse poteva stare più che altro che nella Jeep Terrestre quando si trasforma in pratica dell'esercito, e anche magari la sua spadina in pratica che utilizza un po' in genere modo come nel film, voglio dire, perché non l'hanno messa, voglio dire, è un pochino un dispiacere tutto qua, voglio dire, e secondo me è forse l'unico lato negativo, sono gli unici lati negativi in mi ammetto, so che sono delle cavolate, però io ci tengo a esprimere la mia opinione tutto qua in pratica.
Quindi ragazzi, dopo questo punto qua, è quindi giunto il momento di dare il voto finale a questo modellino qui di B127, vabbè, Bumblebee, insomma, della Cybertoniana da Studio Servers. E qui il voto finale, secondo me, nonostante tutto quanto, rimane quello di un 7.7, perché devo dire, come modello è fatto veramente molto bene, però purtroppo che non me la sento di dargli perfettamente un 8, voglio dire, proprio in generale modo, per alcune piccolissime mancanze che ho spiegato prima. Per il resto comunque sia un ottimo modello, veramente molto consigliato, veramente molto bellissimo, tutto qua in pratica, che vale la pena veramente un casino da avere in pratica, tutto qua in collezione, anche se purtroppo ho notato che un po' dove l'ho preso io, un po' da eBay purtroppo c'è gente che cerca anche di venderlo a prezzi di troppo carissimi, tipo 50 euro in pratica, e poi sono prezzi che secondo me non valgono niente la pena. Io l'ho preso attorno ai 39 euro in pratica, ed è un prezzo giustissimo in pratica. Vi dico già, fate, se volete comprarli, fate veramente molta attenzione, per il momento non so cosa consigliarvi come canali per comprarli. Comunque sì ragazzi, consiglio di fare molta attenzione, ma comunque se vi piace Bumblebee e vi piace la forma cybertoniana, veramente è consigliatissimo. Io veramente sono molto contento di averlo comprato. Quindi ragazzi, questo è il mio parere complessivo, questo modellino qua, per questo modellino qui della Studio Series di B127. So che sono, ci sono un po' più particolari, ma qui ho preso proprio una mia accensione un po' più seria in pratica, con scatola e tutto il resto in pratica, tutto qua, e nulla altro tipo. Per il prossimo episodio di Transformers Reviews vi dico già prematuramente che ho già deciso successivamente quale sarà il prossimo modellino, che sarà Soundwave di War for Cybertron, che vi consiglio veramente di un pezzo in pratica, tutto qua, perché ovviamente Soundwave è il mio Decepticon preferito, e ci vuole anche qualche review di qualche Decepticon per la mia collezione in pratica, tutto qui, tutto qua. E null'altro di più. Vabbè ragazzi, questo qui è la fine della mia sessione, e vi do come sempre il mio solito video, ma quello che se vi video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace e un bel commento, di fare una piccola condivisione con voi vogliate, in modo da aiutare a far crescere la visita del mio canale. In descrizione trovate il link alla mia pagina Facebook, mi raccomando, visitatelo, dove trovate foto, whip di miei modelli, vi dovete aiutare sul mio canale. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella, in modo da non perdere tutte le mie notifiche, che assumi i prossimi futuri video che vado a fare sul mio canale, dalle Gunpla Views, Super Robots Reviews, Super Heroes Reviews, le Transformers Reviews, le Transformers Box Reviews, tante mie rubriche, tante cose interessanti, e non solo, anche tante mini che veramente molto interessanti per collezionisti. Bene ragazzi, con questo prodotto noi ci vediamo ad un prossimo video. Grazie mille per aver guardato questo mio episodio di Transformers Reviews. Noi ci vediamo al prossimo video, e un ciao al vostro The Ranger. Ciao da me e da B127 o Bumblebee. Ciao ragazzi.